Tocca bianco. Dove va a giocare? Zona meno stabile sembra questa. Kusumi. Fantastico, si vede il livello di giocatore. No, perché il Kusumi si sviluppa di verso questo lato, in realtà, sì. Prendo già uno solo. Ma se ci giocasse nero, per esempio, andrebbe a espandere questa zona e deprimere. Qua, no? certo. Quindi muoio, cioè già il bianco parte con una formazione bassa, quindi nero andrebbe a espandere il suo muoio. Diciamo Così che sarebbe compromesso. esattamente, piglierebbe l'iniziativa. L'esercizio che stavo iniziando a fare da settimana, no, da questa settimana, da mercoledì scorso, è ricostruire le mosse della partita partendo dalla posizione del problema. Cioè, allora, questa è la prima mossa, sì. Probabilmente. Come è andato il resto della partita? Bianco ha giocato. Sì, probabilmente lì, probabilmente nero qui, probabilmente lì e bianco lì. Poi dopo c'è stato questo Joseki, questo e qui. Qui immagino bianco, nero, bianco e poi nero. Sì. Probabilmente subito. Però forse prima questo scambio di questo. Anche quello lì sarà avvenuto con bianco, nero, bianco, nero, bianco. Sì, quindi nero ha perso l'iniziativa qua. Qui gote bianco, qui gote nero. Questo è gote nero. Quindi questo, questo e questo. Probabilmente. Poi quindi torna a sentire nero qua. Esatto, poi bianco viene qui. Proviamo a vedere se torna. Uno, due, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, no, 18, 19, 20, 21, 22. Dovrebbe essere. Che sembra logica come per